Buonasera, buonasera ai web ascoltatori di Liberi.tv, Marco Marchese in linea che conduce la trasmissione Voci Radicali e come ospite abbiamo dalla direzione dei Radicali Italiani Alessandro Massari. Buonasera Alessandro, benvenuto. Buonasera a te Marco e un saluto a tutti quanti gli ascoltatori e i fruitori di Liberi.tv. Benissimo, annuncio ai web ascoltatori che la prossima volta ti avremo anche in video perché abbiamo fatto un salto di qualità. Dal telefono siamo passati allo strumento Skype, adesso dobbiamo sistemare il video, però ci impegneremo e per la prossima volta faremo vedere anche la tua immagine. Comunque in area radicale ti conoscono tutti, però ci sono molti web nostri ascoltatori che ancora non hanno avuto il piacere, per cui la prossima volta sicuramente gli renderemo questo servizio. Va bene. Alessandro, noi abbiamo 30 minuti. In realtà noi ci siamo insomma un po' parlati per passare la trasmissione, avremmo bisogno di una trasmissione di 300 minuti. Adesso vediamo un po' dove arriviamo. Io parto con la prima domanda e spero di riuscire a farti anche la seconda. La prima domanda è questo dato che viene dagli Stati Uniti. Va bene, la notizia del giorno, Mandela, bypassiamo tutto perché purtroppo non c'è il tempo e in più questa sera sui telegiornali e su tutti i mezzi di informazione si è visto tutto, insomma. E non deve passare sotto silenzio la notizia della crescita dell'economia degli Stati Uniti, dove nel terzo trimestre di quest'anno si registra un robusto più 3,5%. Da persona che capisce di economia, come mai gli Stati Uniti crescono così tanto e l'Europa invece continua a stentare, ad essere stagnante? Perché gli Stati Uniti sono effettivamente uno Stato, ancorché federale, mentre invece l'Europa è un'unione soprattutto di tipo giuridico-economico, ma che ha mantenuto singole parti di sovranità su pezzi importanti che governano l'economia. L'economia non è solo moneta, è anche politica fiscale, è anche politica di bilancio, e quindi noi ci ritroviamo con il paradosso, magari, di un colosso come gli Stati Uniti, che hanno alcuni stati, come la California, con un debito immenso e nonostante tutto hanno potuto riprendere la loro crescita. Il debito sovrano di alcuni stati, come innanzitutto l'Italia, ma tutti i paesi, diciamo, mediterranei, la Grecia, la Spagna, il Portogallo, in quanto tali sono isolati, sono attaccabili e quindi non c'è quella cooperazione, non c'è quella fiducia tra stati che riesce a far superare l'impasse. Questo è il primo motivo politico. C'è però un secondo motivo tecnico. La banca federale degli Stati Uniti è, come si dice, una banca di ultima istanza. In buona sostanza vuol dire che se il governo federale ha bisogno di denari per pagare dei debiti, loro possono stampare denaro, possono pagare i debiti stampando denaro. Possono fare ricorso al debito pubblico. Essendo nata l'Unione Europea invece con una prospettiva diversa, cioè con il mantenimento di un virtuoso patto di bilancio, la banca centrale è completamente scollegata dalle istanze politiche e ha come obiettivo il mantenimento del tasso di inflazione all'interno dell'Unione Europea. E quindi la prima preoccupazione è proprio quella del mantenimento del tasso di inflazione. È chiaro che in un momento come questo non c'è inflazione perché non c'è consumo, servirebbe invece una maggiore presenza della banca centrale per supportare l'economia. Specifico che Draghi, nonostante possa sembrare un feroce tecnico che non ha a cuore le sorti dell'economia europea, invece si sta comportando come un banchiere statunitense, tanto che il costo del denaro attualmente è quasi nullo, costa lo 0,25%. Questo consentirà alle Guarda, banche di poter acquisire. voglio farti una domanda, scusami se ti interrompo, Prego. Alessandro. Questo 0,25% è chiaramente un tasso di interesse che viene praticato alle banche. Sì. Semplificando un po', quello che è accaduto negli ultimi anni per affrontare questa profonda crisi è quella che la Banca Centrale Europea, forse anche violando un po' di trattati, ha finanziato le banche, i quali poi dopo hanno speculato sui mercati finanziari. Cioè sono arrivate le briciole poi all'economia reale, invece la Federal Reserve americana ha finanziato lo Stato americano, per cui i
le spese dello Stato americano per 80 miliardi di dollari per trimestre negli ultimi anni, e poi lo Stato, spendendo questi soldi, li ha fatti arrivare sull'economia reale. Non pensi che ci sono delle regole che in Europa vadano cambiate? Sì, sì, è proprio un problema di regole. Tu hai detto bene, gli Stati Uniti hanno provato all'inizio a far fallire le banche, poi ci sono, ricorderai il famoso fallimento Lehman Brothers, e poi si sono resi conto che non era quella la via principale, perché la crisi finanziaria sarebbe trasformata in una crisi economica disastrosa, e allora in quel contesto il presidente degli Stati Uniti, prima Bush, poi l'attuale presidente Obama, hanno deciso di salvare le banche col denaro pubblico. E questo è accaduto proprio nel modo esatto in cui tu racconti, cioè una politica di tipo keynesiano, un intervento dello Stato in un momento di recessione ha fatto riprendere l'economia, e poi adesso l'economia sta ricrescendo e piano piano il debito pubblico statunitense potrà rientrare, e comunque sempre garantito da quella quella banca federale prestatore di ultima istanza. E in Europa invece non è accaduto questo, quindi Draghi, sfidando un po' la sorte, perché attualmente sicuramente non c'è inflazione a causa della mancanza di consumi, ma in futuro questa inflazione uscirà, ha tenuto i tassi bassissimi del costo del denaro per far sì che le banche potessero acquistarlo, purtroppo non per poterlo distribuire poi tra le tante piccole e medie imprese che ne hanno bisogno, ma per fare due operazioni. La prima è acquistare i titoli del debito pubblico per evitare il default, e purtroppo moltissime banche italiane ad esempio hanno dovuto acquistare sul mercato secondario i titoli che erano nella pancia delle banche tedesche. I tedeschi sono, diciamo, prepotenti e poco lungimiranti, e hanno fatto questo tipo di scelta. La seconda cosa che è stata necessaria fare è stata la ricapitalizzazione, e quindi le banche che molto spesso conosciamo il fenomeno della leva finanziaria, insomma, per ogni euro che la banca incassa, mediamente la leva consente di portare 20-30 euro in prestito. Addirittura si è arrivato a casi in cui per ogni euro depositato ce ne stavano 50 virtuali in circolazione. Questo non è più possibile in base alle regole nuove di Basilea 3 che arriveranno a breve in vigore, e quindi sostanzialmente tutti i denari a banca centrale vanno alle banche per acquistare titoli o per appunto poter ricostituire il capitale che è andato depauperato. Quello che non si sa è che molto spesso questi soldi vanno molto più alla Germania che agli stati più bisognosi, perché la Germania effettivamente non è stato un paese virtuoso. Le banche tedesche hanno speculato fortemente, accollandosi grandi rischi, per esempio con i titoli del debito pubblico greco, salvo poi, una volta aver visto che l'investimento era andato male, sostanzialmente costringere paesi come la Grecia a essere messi in ginocchio per restituire quanto avevano chiesto in prestito alla Germania. Quindi la Germania, quando tutto andava bene, aveva rendimenti altissimi sui titoli greci, quando è andata male ha fatto la voce grossa e ha imposto praticamente delle regole che le consentono di mantenere la leadership in Europa. Quindi questi soldi vanno alle banche, non vanno agli imprenditori, e vanno soprattutto alle banche tedesche. Che futuro ci sarà per un paese in ginocchio come la Grecia? Allora, la Grecia è purtroppo un paese che non ha delle produzioni vere. La Grecia ha il turismo, la Grecia ha alcune eccellenze nell'agrobiologico, insomma, molto simile all'Italia. Tu pensa che produce moltissimo cotone, ma non ha neanche le imprese per poterlo poi filare, tessere, quindi lo vendono alla Turchia e poi lo riacquistano una volta filato e lavorato a un prezzo altissimo dai turchi. Quindi la Grecia veramente, ancor più dell'Italia, ha bisogno di uno Stato federale. Se noi saremo capaci di mettere in comune non solo le politiche monetarie, ma, come ti dicevo, le politiche di difesa, le politiche fiscali, le politiche sovrintendono all'economia, potremo avere una speranza di ripresa, anche perché noi siamo l'Europa federale tutte insieme, insomma è il primo mercato del mondo, è il massimo della produzione, siamo ancora una potenza. Il problema è che divisi perderemo sicuramente, quindi la Grecia si salva nella misura in cui l'Europa sarà lungimirante, saprà darsi un'unione politica e non solo tecnico-monetaria.
E tu pensi, Alessandro, che diciamo, i cittadini con questa profonda crisi che vivono sulla loro pelle diciamo, addossano proprio all'unione monetaria, quindi all'euro, molte responsabilità. Tu pensi che nei prossimi anni possa accadere questo che dici, cioè avere un'unione ancora più forte anche dal punto di vista della politica, della difesa e tutto il resto? In un momento come questo ci sono solo i partiti liberali, che sono piccoli gruppi sparsi in Europa, che hanno una visione analoga a quella dei padri fondatori, insomma una visione spinelliana. Purtroppo Pannella aveva visto giusto quando denunciava la disgregazione del progetto europeo, che non era più una patria europea comune, ma era diventata un'Europa delle patrie. E in questo momento, paradossalmente, ti dico di più: per fortuna che il Parlamento non ha poteri effettivi, perché le prossime elezioni in primavera vedranno sicuramente dei gruppi xenofobi, reazionari, anti-euro, che avranno un grande consenso. Mi riferisco, per esempio, in Grecia ad Alba Dorada, ma qui in Italia al Movimento Grillino, ci saranno anche in Spagna, così come in Grecia e come in Portogallo, delle formazioni che riscuoteranno consenso perché troveranno nell'Europa la causa delle proprie sventure e non imputeranno invece a politiche di bilancio nazionali poco lungimiranti la causa della crisi. È una grande scommessa. Io spero che ci possa essere un futuro per l'Europa e il futuro si avrà solo se si farà un grande salto. Ma non vedo all'orizzonte dei leader politici né italiani né tantomeno europei che abbiano la forza e il coraggio di proporre questa soluzione, sacrificando magari nell'immediato qualche piccola convenienza nazionale per poter avere una prosperità singola e collettiva maggiore. Quindi è una mia grande speranza, ma con una punta di cinismo ti dico che a me appare in questo momento possibile ma poco probabile. Diciamo la strada tutta in salita. Se sei d'accordo, io volterei pagina e passerei ad un altro argomento con una domanda semplicissima: cosa bolle nella pentola radicale? Cosa bolle nella pentola radicale? Bolle, beh, bolle un bel po' di roba, come si dice. Innanzitutto io sono reduce da una bella riunione che è stata convocata da Rita Bernardini, Marco Pannella, dove sono stati chiamati tutti i compagni, dirigenti, militanti delle associazioni, perché la prima iniziativa è quella della marcia di Natale che per la terza volta dal 2005 verrà riproposta. Questa volta però dopo che un illustre partecipante alla prima marcia, l'attuale presidente Napolitano, ha finalmente inviato il messaggio alle Camere, così come prevede la Costituzione. Certamente il momento politico è particolarmente, come dire, tumultuoso, incerto. Il PD avrà la prossima settimana la prova del fuoco diciamo delle primarie. Quindi vedremo tra l'apparato di Cuperlo e tra diciamo, il nuovismo di Renzi, perché Civati è un terzo che sembra destinato a non poter ottenere la segreteria del partito, insomma, chi vincerà? PDL ormai non esiste più, abbiamo un ritorno alla nuova Forza Italia e la formazione di Alfano. E Monti pure insieme a Casini si sono, come dire, di nuovo separati, quindi è un momento di grande incertezza. In tutto questo, noi organizziamo la marcia di Natale per ricordare appunto a questo Parlamento che a maggio, ci sarà, come dire, il saldo di quanto noi dobbiamo all'Europa. Noi dobbiamo ripristinare le condizioni di una civiltà giuridica, ma anche veramente nelle condizioni in cui si può vivere civili, perché l'Italia ha delle condizioni carcerarie che non sto neanche a descrivere, insomma, le conosciamo tutte, la quantità di infrazioni che abbiamo commesso e anche la quantità di multe che ci sono state combinate. Aggiungo a questo il fatto che la Corte Costituzionale un mese fa, incidentalmente, ha sostenuto apertamente che diciamo un provvedimento sostitutivo della pena era possibile solo per i malati di AIDS e per le donne incinta. Però ha ammonito il Parlamento dicendo: guardate che se voi non prenderete provvedimenti, li prenderemo noi. E fatte le debite proporzioni rispetto alla
alla legge elettorale, ma anche rispetto al finanziamento pubblico dei partiti, due classici temi radicali che per tanti anni sono stati misconosciuti e adesso vengono finalmente a maturazione, beh, speriamo anche nella Corte, perché tre anni fa all'incirca aveva sostenuto, come si dice, non obiter dicta incidentalmente l'incostituzionalità del Porcellum, a ottobre ha incidentalmente avvisato il Parlamento che non è competenza della Corte intervenire sulla pena, ma è competenza del Parlamento soprattutto in risposta al messaggio del Presidente, quindi io spero che a maggio la situazione carceraria sarà completamente risolta. L'unico problema è che è possibile che si ricorra unicamente al provvedimento d'indulto, quindi al provvedimento svuota carceri, e non all'amnistia, che invece elimina anche tanti processi giacenti che in questo modo potrebbero poter essere risolti. Potrà apparire paradossale, però è meglio l'amnistia piuttosto che l'attuale andazzo, perché noi sappiamo benissimo che il poveraccio che ha l'avvocato d'ufficio verrà condannato, la persona ambiente che potrà permettersi avvocati molto abili sfrutterà ogni tempo tecnico necessario per giungere alla prescrizione, quindi tra un'amnistia di classe e un'amnistia generalizzata, io preferisco l'amnistia generalizzata perché consente di creare quelle condizioni per rimettere in moto la macchina della giustizia in modo efficiente. Noi sappiamo quanto l'infrastruttura giuridica è necessaria all'economia per il buon funzionamento dell'intero sistema paese. Bene, questo diciamo è l'iniziativa del momento, peraltro credo anche abbastanza in emergenza, perché i giorni sono davvero pochi per organizzare una marcia che cosa sei complessa, per coinvolgere tutti gli altri soggetti aderenti, e ormai in Italia insomma sono veramente tante le associazioni che adesso appunto da traino da parte del Partito Radicale, da questo impegno che da tanti anni viene profuso per questo tema sulla giustizia e proprio sullo scandalo delle carceri, sono diventate anche tante le realtà che se ne occupano. E tu pensi che questa lotta, almeno a cavallo fra il 2013 e il 2014, porterà dei risultati concreti? Come ti ho detto, l'amnistia è un provvedimento impopolare, quindi io credo che avrà grandi difficoltà. È più possibile che ci sia l'indulto, perché avendo ad oggetto la censura della CEDU, proprio le condizioni carcerarie, probabilmente questo Parlamento potrebbe cavarsela, tra virgolette, con un provvedimento di indulto. Il problema è che noi vorremmo poter realizzare la riforma della giustizia, quindi poter eliminare le tante cause pendenti, molto spesso per reati bagatellari, per reati di poco conto, sui tavoli dei tanti procuratori che popolano la nostra bella Italia. E quindi io penso che l'indulto ci sarà, credo che l'amnistia sia molto più difficile da conquistare, ma credo che sia molto importante, proprio per i motivi che dicevamo, conquistare l'amnistia. Anzi, io, se mi consenti, pregherei gli ascoltatori di Libero TV che volessero attivarsi per darci una mano, contattare il Partito Radicale allo 06 68 97 91 oppure il call center del Partito Radicale allo 06 68 26 oppure le tante pagine Facebook di dirigenti, di gruppi aperti, di associazioni che di ciò si occupano. E c'è bisogno di contattare personaggi che possano far conoscere la loro adesione a questa iniziativa, siano essi giuristi, siano essi politici, siano essi magari personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che molto spesso in passato hanno aiutato i radicali a far conoscere queste iniziative. Possono essere cittadini che vogliono unirsi a noi, possono essere addirittura dei chierici, degli ecclesiastici che in questo momento trovano una felice consonanza di posizione tra il pensiero radicale e quello di questo Papa. Noi poniamo al centro l'individuo, il Papa pone al centro la persona, ma si è persa quella morbosa attenzione al dato materiale dell'eutanasia, dello zigote, della procreazione assistita, cioè tutti quei veri e propri tabù che occupavano il pensiero della CEI, del vertice ecclesiastico italiano, lasciando la persona a se stessa. Questo Papa a me pare abbia invece un'attenzione molto 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 sincera,
verso quella che è la persona. Noi da liberali siamo attenti all'individuo, ma credo che con modalità diverse si possa perseguire un obiettivo comune, congiuntamente. E quindi spero, ecco, appunto, che ci siano molti cappellani, molti vescovi, che ci siano molti giornali cattolici che parlino di ciò, e che magari tanti credenti vengano con noi a Piazza San Pietro con il nostro sessione Amnistia, Giustizia e Libertà. Alessandro, guarda, voglio farti una domanda un po' più puntuta. Ci sono rimasti, diciamo, gli ultimi 5 minuti di trasmissione. Stiamo discutendo di cosa bolle nella pentola radicale. Adesso, allora io ti dico che poi mi prendo 30 secondi per un'iniziativa sull'economia, sì, con cui chiudo, annuncio solo. Però adesso la tua domanda. Assolutamente sì. Allora, la mia domanda un po' più puntuta è la seguente. Allora, nel movimento radicale italiani si continua, voglio dire, con la politica della monoiniziativa pannella centrica, oppure c'è spazio per qualche altra cosa? Allora, benissimo, lo colleghi con la domanda che l'argomento di cui ti volevo parlare. Innanzitutto Pannella è ritornato al metodo dell'intellettuale collettivo. Oggi finalmente in Salone non era una riunione con chi c'è, ma è stata una riunione ancorché convocata con grande urgenza ieri pomeriggio, quindi con neanche 24 ore di preavviso. È stata convocata la direzione, la giunta, il comitato, le associazioni, i punti di riferimento, cioè i militanti radicali. E Marco Pannella, quando dialoga con molti radicali, riesce poi a fare una sintesi ancora più brillante di quella che potrebbe generare da solo oppure con un piccolo gruppo. E non ci sarà solo l'iniziativa monotematica, perché quest'anno è apparso chiaro che all'interno dei radicali italiani non c'era l'avversione all'amnistia. Nessuno è contro l'amnistia. Nessuno ritiene che l'amnistia sia un problema, però tutti sanno che l'amnistia ha bisogno di tempi molto lunghi, come vi dicevo, una battaglia lunga. Non per caso Marco entrò nel 1976 in Parlamento e per la prima volta parlò di comunità carceraria, tanto per dirti quanto sono lunghi i tempi necessari per le riforme in Italia. Ci sono poi altri aspetti che possono e devono essere approfonditi in quest'anno, ad esempio Rita Bernardini già nel suo discorso al congresso aveva parlato apertamente di antiproibizionismo, che sarà una priorità del movimento. Ci saranno le tematiche ambientali, in questo momento ci sono numerose iniziative da parte di Massimo Iervolino, c'è la politica di controllo da parte di Riccardo Maggi, per esempio, sul bilancio di Roma. Con Valerio Federico, che è il tesoriere, c'è un progetto insieme a Rita di ricostituire la Commissione Economia partendo da una iniziativa specifica, proporre la separazione tra banche e fondazioni. Separazione tra banche e fondazioni, che è un'iniziativa economica fondamentale perché velocissimamente, visto che siamo, sono stato un po' lungo, sappiamo che le banche sono state falsamente privatizzate, sono delle SPA le cui azioni sono in mano alle fondazioni. Le fondazioni e vengono controllate dalla politica, spesso dal comune, la provincia, la curia, l'università, quindi di fatto un imprenditore che vuole prendere del credito lo riesce ad ottenere se è amico di un politico o di un vescovo. Separando banche da fondazioni, noi vorremmo che l'imprenditore che ha un'idea vincente, che ha del talento, che ha del coraggio, possa andare in banca e ottenere il finanziamento per la sua intrapresa. Questo è un primo passo di una lunga teoria di iniziative che servirebbero per poter riformare veramente l'Italia anche a livello economico, ed infatti nel corso di questi mesi noi abbiamo avuto anche dell'interlocuzione con Fare e con i liberali, perché i problemi sono davanti agli occhi di tutti, ma coloro i quali hanno il coraggio di dire con nettezza separiamo le banche e le fondazioni sono ben pochi, perché poi i partiti hanno interesse a mantenere il controllo. E quindi movimenti liberali come Radicali Italiani o Fare su questo si sono confrontati. Per il momento non abbiamo ancora iniziative congiunte, ma sicuramente c'è un grande interesse comune e sicuramente c'è questa iniziativa con cui noi vorremmo partire, anche per poter lanciare oggettivamente la campagna di iscrizione e di autofinanziamento per il movimento dei Radicali Italiani. Quindi da una parte la marcia per l'amnistia, che è un momento simbolico che racchiude tutta la riforma della giustizia,
dall'altra questa iniziativa per la separazione tra le banche e le fondazioni come un primo passo per liberare l'economia dai tanti, come dire, le tante intermediazioni fatte dal pubblico che poi rendono tutto più complicato, tutto meno trasparente, e dove si premia più che il merito o l'amicizia. Bene, Alessandro, sei stato esaustivo, esauriente come sempre. Io non posso fare altro che ringraziarti. Chiudiamo in perfetto orario questa sera. Io, se posso permettermi, vorrei scusami, appellarmi ancora agli ascoltatori, ai fruitori di Liberi TV, perché appunto chi volesse partecipare a queste campagne proprio di autofinanziamento, sapendo che ci sono due priorità, una priorità economica e una priorità basata sulla giustizia, possono chiamare il call center allo 06 6826, perché nessun pasto è gratis, tutto ha un costo, quindi se uno è contrario al finanziamento pubblico, e mi sembra che gli italiani lo abbiano dimostrato ampiamente, dovrebbero poi di conseguenza però finanziare quella parte che porta avanti le istanze che ritengono necessarie. Quindi chi ci ascolta e ritiene importante il perseguimento di questi obiettivi, ecco, si faccia vivo con il suo obolo concreto per darci una mano, quindi che marciare insieme a noi, magari anche finanziando questa marcia. Certamente, è assolutamente doveroso. Alessandro, grazie, a presto risentirci. Voci Radicali per questa sera chiude qui, un ringraziamento caloroso ad Alessandro Massari della direzione del Movimento Politico Radicali Italiani, e un saluto da Marco Marchese che ha condotto questa trasmissione. La linea adesso alla regia, arrivederci.